conferire, per le ragioni esposte in narrativa, a Sua Eccellenza il signor Mahmoud Abbas Abu Mazen, Presidente dello Stato di Palestina, la cittadinanza onoraria, quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, affetto della città di Napoli. Maschio Angioino, 27 aprile 2013, il sindaco Luigi De Magistris. Un percorso che parte da lontano in una città che costituisce da sempre un'ideale cerniera tra i popoli che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo. Nel conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli ad Abu Mazen, presidente dello Stato di Palestina, c'è la lotta per l'autonomia e l'affermazione di uno status internazionale che, oltre ad essere formalmente previsto già da una risoluzione dell'ONU, la 181, che prevede due stati per due popoli, nella nostra città deve sentirsi già come un riconoscimento acquisito per il legame che unisce i napoletani ai palestinesi. Siamo amici della Palestina, degli israeliani, vogliamo due stati autonomi e indipendenti, come lo vuole l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Presidente Obama, l'Unione Europea. Napoli nel suo piccolo vuole avere un ruolo di protagonismo di pace nel Mediterraneo. Prima della cerimonia Abu Mazen è stato ricevuto a Palazzo San Giacomo e sono state avviate anche iniziative che non si fermano al momento formale del riconoscimento di oggi, avvenuto nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. Il presidente della Palestina ha ricordato il sostegno ricevuto dall'Italia nel corso degli anni ed ha anche rivolto un saluto al capo dello Stato, dichiarandosi infine onorato di essere napoletano e di poter così rafforzare la storica amicizia che lega i due popoli, così come i rapporti culturali e commerciali, auspicando quanto prima un gemellaggio con la futura capitale dello Stato indipendente. Noi siamo molto integrati qui con la comunità palestinese, c'è un ottimo rapporto, come anche con la comunità ebraica. Ho voluto anche ricordare i tanti giovani napoletani che si trovano nella striscia di Gaza, che lottano perché finalmente la Palestina possa avere uno Stato, possa essere liberata. Abbiamo ricordato Vittorio Arrigoni, e questo non è un punto di arrivo, la cittadinanza. Abbiamo messo in campo una serie di iniziative tra città, la città di Napoli, di Nablus, Gerico, Betlemme, Gerusalemme, delle iniziative, mi hanno invitato, io andrò, iniziative sulla cultura, sulla ricerca, sull'economia, sull'imprenditoria, insomma il Sud si vuole stringere per essere più unito e il Mediterraneo, questo è il simbolo che da oggi parte, Mediterraneo, luogo in cui si pratica, si celebra e si costruisce la pace.